Penso che possiamo iniziare, iniziamo con il primo talk. Oggi Christian ci parla di un tema spinoso, cioè dell'applicazione di Laravel in ambienti enterprise, quindi applicazioni grandi, ecco, poi magari ci spiegherà anche, che c'è sempre molto dibattimento su cosa sia o non sia un'applicazione di grandi dimensioni. Eh già. Come ti senti, emozionato? Sì, devo dire che dopo tutti questi anni di chiusura, rifare un talk davanti a tutti, è una bella emozione. Anzi, grazie perché sono qua. Ma figurati. Eh. Bene, allora ti lascio la parola. Okay. E buon inizio. Grazie. Allora, ciao a tutti, avete trovato la soluzione? Vabbè, penso che fosse, eh. No, okay. <ride> Perfetto, comunque sì, Laravel Slows Enterprise. Ok, allora, eh, premessa, spesso si sente dire Laravel va bene solo per piccoli prototipi, piccole applicazioni, per utilizzarlo con grandi applica applicazioni, grandi molto, molto complesse, forse è meglio usare Symfony o Zend Ho detto anche Laminas ultimamente. È vero? Ma io penso che no, nel senso che l'Arvel sia un'interessantissima opzione anche per progetti di grande dimensione. Ma ovviamente come succede anche per gli altri eh, framework bisogna avere disciplina e metodo, altrimenti si fanno disastri. Quello che vedremo oggi è, mh, ovviamente non potremo affrontare tutto. Eh, tutto quello che si può dire sull'argomento ma cerco di darvi dei piccoli eh, accorgimenti dei piccoli hint su, sull'argomento più che altro per evitare eh, problemi o comunque errori comuni Che sono io? Vabbè, Cristian Anastasi eh, da pochissimo da meno di due settimane eh, sono diventato IT Training Manager in facile eh, ormai sviluppo cose da <ride> più di vent'anni e eh, vabbè mi piacciono che si veda ok cosa ho fatto negli ultimi tre anni però negli ultimi tre anni mi sono occupato eh, si sente un po' strano il no. Ok. <coughs> vabbè mi sono occupato di, eh, di lavorare su un codice legacy molto grande più di più di dieci anni di, di vita almeno quando l'ho preso da più di dieci anni adesso ne ha più, più di tredici eh, ho guidato il team ho dovuto capire trovare strategie per rifattorizzare questo Enorme monolite. Eh, ho visto cosa può diventare dopo tanti anni un codice che è nato come un Greenfield, quindi una startup che inizia a fare il suo, il suo lavoro e il codice cresce, cresce, cresce e cosa diventa. E eh, ho dovuto anche aggiungere nuove cose a questo progetto. Quindi ho proprio toccato con mano <ride> cosa diventa se non applichi certe cose. Di cosa non parleremo in questo talk. Allora, come detto, è un, un argomento immenso, gigantesco. Eh, quindi ho cercato di focalizzarmi solo su un piccolo set, su una piccola porzione di, di pratiche o comunque eh, soluzioni problematiche. Eh, come verrà fatto questo talk, faremo un, una piccola simulazione. Di, eh, di progetto partiremo da, da zero e cominceremo a costruirlo con, e poi lo complicheremo, aggiungeremo eh, feature, aggiungeremo complessità fino a, a vedere cosa diventa, <ride> più che altro salteranno fuori tutta una serie di problematiche e capiremo come risolverle. Ok, ovviamente, piccolo disclaimer, eh, è un talk basato sulla mia conoscenza sulla mia esperienza, quindi la verità assoluta non esiste, soprattutto nel nostro campo, eh, e il codice che mostro è volutamente semplice proprio perché altrimenti veniva una cosa gigantesca e non si poteva. Ok, cominciamo. Allora, prima di tutto, che cos'è un progetto enterprise? Quando parliamo di progetti di grandi dimensioni, di cosa parliamo? Allora, ho cercato una definizione, non l'ho trovata, ma ho provato a darla io. Allora, sicuramente un progetto che ha una dimensione molto lunga, cioè, una, più che dimensione un, un po' di emozione, eh, ha un, un ciclo di vita molto lungo, eh, contiene al suo interno un sacco di logiche di business eh, ma abbastanza complesse, è eh, un progetto vivo, vuol dire che eh, vengono fatte modifiche, vengono fatti aggiornamenti, vengono aggiunte funzionalità. E Sicuramente c'è qualcuno, c'è un team di uno o più persone, anche più team, che ci lavorano sopra. Ehm, problemi principali che si riscontrano in questo tipo di, di progetto. Ad esempio, eh, non c'è mai tempo di rifattorizzare tutto, per cui hai eh, parti di codice che sono più vecchie, più nuove, fatte meglio, fatte peggio, quello che io chiamo Frankenstein Architecture. Quindi è un po'. <ride> Eh, spesso non, non c'è tempo, non c'è mai abbastanza tempo, quindi bisogna prendere shortcut, bisogna prendere scorciatoie eh, e questo vuol dire aumentiamo il debito tecnico. Spesso cresce di complessità col tempo, anzi sicuramente cresce di complessità eh, e spesso logiche di dominio, logiche di persistenza o il framework hanno componenti molto attaccati fra di loro e questo crea dipendenza. Eh, Ogni, ogni modifica che fai a un progetto del genere potrebbe essere potenzialmente eh, distruttivo. Potrebbe eh, generarmi un uh, side effect enorme o potrebbe richiedere una refactor enorme perché non è stato pensato all'inizio e quindi devo... Eh, ma questo, questo particolare lo vediamo più avanti, perché proprio lo tratto meglio. Spesso i, non c'è coverage di test o ce n'è pochissima. E, e raramente c'è una persona che conosce il 100% di tutti, perché un progetto che dura magari 10-12 anni ha avuto un ricambio di persone, quindi non sono parti di codice che sono oscure a, a chi ci lavora. In poche parole, abbiamo alto debito tecnico, alto costo di manutenzione, eh, alto costo di evoluzione e soprattutto abbiamo una bassa confidenza nei cambiamenti e nell'apportare cambiamenti. Ma abbiamo detto tante belle parole, proviamo a vedere qualche fatto. Proviamo a prendere un caso d'uso molto semplice, una libreria o una biblioteca. Le richieste sono voglio, una, voglio poter aggiungere un libro, voglio poter cercare un libro. Proviamo dalla prima feature aggiungiamo un libro. L'implementazione semplice, semplice potrebbe essere questa. Quindi, ovviamente, mi devo definire la mia rotta, devo definire eh, il mio modello, ma se ci soffermiamo sul controller, eh, abbiamo diverse parti. Abbiamo la prima parte che eh, ricevo gli input dall'esterno e lo valido perché noi siamo bravi. Quindi validiamo va bene. Eh, poi persistiamo con Eloquent il nostro, il nostro, le nostre informazioni e infine torniamo a Un 201 ho appena creato la risorsa. Bene, fin qui direi che questa è un'implementazione che eh, la maggior parte di persone farebbe per una per una funzionalità del genere. Però ci arriva la prima richiesta di cambio. Eh. Voglio sempre aggiungere un libro dalla, nella biblioteca, nella libreria, ma usando la command line, perché ad esempio ci arrivano un blocco di 100.000 libri, devo fare una batch, devo fare un qualcosa che mi fa inserire questi libri. E quindi questi siamo noi quando riceviamo la, <ride> la richiesta. Semplice, no? Abbiamo fatto questa cosa con il controller, facciamo la stessa cosa anche la co con la command line. Piccolo problema: codice duplicato, codice duplicato che potrebbe anche variare leggermente, che vuol dire, vuol dire che da una parte si comporta in un modo, dall'altra si comporta nell'altra e quindi non abbiamo consistenza di comportamento. Prima soluzione: don't repeat yourself, non lo ripetetevi. Quindi eh, isoliamo, isoliamo il nostro, la nostra logica e la mettiamo in un servizio, la mettiamo in una, una componente che si occupa solo di fare quel tipo di lavoro e poi ovviamente la richiamiamo. In questo modo possiamo ad esempio, se dovessimo evolvere, aggiungere che so, un, eh, un messaggio un, eh, non so, da Rabbit, da Kafka, da, da qualsiasi altro eh, eh, broker, eh, possiamo... Non ci cambia praticamente niente, dobbiamo soltanto aggiungere il pezzettino che riceve l'input e tutta la logica rimane invariata perché ce l'abbiamo già bella contenuta nel nostro servizio. Quindi, prima soluzione: non facciamo altro che prendere la nostra logica e la spostiamo nel nostro servizio. Il codice è praticamente equivalente, non è, non è cambiato molto. Piccolo recap: cosa abbiamo imparato? Vabbè, chiaramente non ripetetevi, cercate di centralizzare la vostra logica di business e cercate di applicare la SRP, Simple, Single Responsibility Principle, che fa sempre bene. Seconda feature, proviamo a fare la ricerca del libro. Adesso abbiamo imparato, sappiamo che dobbiamo fare il nostro servizietto, così ci portiamo le mani avanti, quindi nel caso c'è una modifica già, siamo a posto, e, e quindi abbiamo uno servizio che in questo caso fa la nostra query per la ricerca del libro. Siamo a posto? Eh... Arriva la richiesta ovviamente, come ogni cosa. Il nostro put owner arriva e ci dice: Eh, però io vorrei che i nostri clienti ricerchino il libro, però mettendo delle keyword. E tu fai la ricerca direttamente nel contenuto del, del testo. Che so, se mi metti Kraken, voglio che venga fuori un libro che parli di Kraken, che ovviamente non è nel titolo, non è non so, nella descrizione, ma è dentro il libro. Bene. Arriva lo sviluppatore e dice: Mh, Bello, però abbiamo 100.000 libri. Abbiamo fatto un test, è troppo lento, non ce la si fa. Con lo stack, con lo stack che abbiamo adesso non si riesce. Il produttore ti dice: E che problema c'è? Cambialo. Questi siamo noi. <ride> e quindi c'è un, un problema tipico: è che spesso ci ritroviamo a fare quella faccia che, di, eh, di, di Stitch. Perché? Perché noi sappiamo, sappiamo che abbiamo un sacco di dipendenze, sappiamo che ad esempio abbiamo messo Eloquent nel controller, abbiamo messo anche dentro il servizio, va bene, oppure abbiamo eh, un sacco di dipendenze che fare questa modifica che vogliono loro implica modificare, toccare praticamente ovunque. Eh, noi abbiamo fatto una scelta per il database per una cosa che era corretta prima, adesso non è più corretta, sono cambiate specifiche però dobbiamo tirare fuori qualcosa. E quindi il problema è che siamo troppo accoppiati al framework. Quindi una soluzione è quella del repository pattern. Non è l'unica, ma è una soluzione. Ci permette di isolare eh, la parte di persistenza eh, e quindi, non so se si vede, quella sopra, no, quella sopra è un'interfaccia. Eh, un quella in verde, le posizioni di interfaccia quindi noi gli diamo un contratto diciamo, eh, non so, cercami il libro tramite, non so, ISBN o tramite keyword quello è un input l'output, va bene l'elenco cioè, dei libri come questo viene fatto è un problema dell'implementazione quindi se prima avevamo l'implementazione, ad esempio, con MySQL possiamo mettere un'implementazione parallela con non so ehm, con Elasticsearch ad esempio che in un tipo di, di ricerca full text eh, viene molto, molto bene e questo senza che la logica di business viene minimamente intaccata. Poi come ciliegina possiamo anche con questo pattern usare anche dei repository in memory così noi possiamo moccare completamente il nostro repository e fare test funzionali rapidi perché non andiamo a scrivere o leggere dal DB. A livello funzionale io verifico la correttezza del mio codice, chiaro, non è un test, integrazione, test in di integrazione, ma test di integrazione costano di più. Quindi già all'inizio, se voglio verificare che tutta la logica di business funzioni, così posso farlo e i test durano veramente poco. Quindi, come si implementa questo repository? Eh, Questa è l'interfaccia, quella famosa. Ovviamente potrebbe avere tanti metodi in più, ma in questo caso, nel nostro caso d'uso, ci bastano questi due. Quindi abbiamo un metodo add e un metodo fill by. Eh, quindi trattiamo il nostro, la nostro persistenza come se fosse una collezione di oggetti, una collezione di entità. Eh, la parte invece implementativa, di fatto, non facciamo altro che nascondere... Sotto il nostro Eloquent o eh, anche il Query Builder se volessimo, eh, tanto poi il, la logica di business non interessa sapere se noi usiamo Eloquent, se usiamo eh, PDO direttamente, se usiamo i criceti, cioè, non, non è importante. Quindi, cosa abbiamo imparato? Se noi accoppiamo la logica di business all'infrastruttura, corriamo un rischio e eh, soprattutto. Conviene sempre dipen dipendere eh, sulle astrazioni e non sulle implementazioni dirette. Intanto abbiamo imparato, quindi eh, usiamo i servizi, usiamo i repository, abbiamo disaccoppiato tutto, abbiamo fatto tutti i nostri servizietti, belli contenuti, belli. Quindi, però eh, passano i mesi, passa il tempo e il nostro sistema diventa una cosa del genere. Quindi, tanti bei servizi che si chiamano a vicenda, perché noi non vogliamo reinventare la ruota, cioè se una, un servizio fa quello che mi serve io chiamo quel servizio come giusto che sia, però questo ha un altro piccolo side effect. Allora intanto vedete in alto abbiamo il nostro db, quelle sono chiamate al db che spesso e volentieri sono sempre le stesse chiamate, perché noi ci arriva un input, noi dobbiamo validarlo. Magari quell'input ha, non so, nel nostro caso l'elenco degli autori, io devo essere sicuro che gli autori siano autori reali, che quindi faccio una query al DB, dico ok, dammi quell'autore, l'autore esiste, perfetto, vado avanti, anche perché io non, eh, non so chi mi chiamerà il mio servizio, quindi non posso demandare la validazione all'esterno, non basta che lo faccio che so, nel controller e poi va bene, va tutto bene. Quindi, se voglio avere un sistema solido devo essere sicuro che l'input che mi arriva sia quello che mi aspetto. Però così continuo a rifare sempre la stessa chiamata al db. E questo è uno spreco di risorse. Perché a volte le query sono semplici, ma se c'è un miliardo o un milione o tante, tante, tanti record, potrebbe non essere così istantaneo fare la query. Eh? Altro problema... Abbiamo sempre la stessa logica di validazione, ovunque, ma è sempre la stessa, a volte sì, a volte no, a volte simile. Come detto prima, stessa regola di validazione, leggermente differente, abbiamo comportamenti differenti, quindi abbiamo molto probabilmente inconsistenza dei dati, perché faccio un esempio: eh, mi arriva un numero di telefono e un in input. In un servizio controllo che voglio soltanto. Mh, Numeri italiani, nell'altro non faccio questo controllo mi trovo eh, un'inconsistenza, cioè numeri che sono un po' in un modo un po' nell'altro, e, e poi in fondo magari qualcosa si rompe perché non ho controllato che non erano numeri italiani. True story. <ride> ok, vediamo come affrontare il primo problema. Allora. Anche qua una soluzione, non l'unica, potrebbe essere metto uno stato di caching. Metto una cache che mi ottimizza, quindi ho già fatto quella richiesta, non la rifaccio perché il dato ce l'ho già e quindi sono a posto. Sempre utilizzando il nostro repository noi possiamo usare questo trucchettino che è quello che io chiamo cache repository. E quindi ho il mio, la mia implementazione che implementa... Il nostro book repository, il nostro repository di prima. Quindi all'esterno non gli frega niente, lui non sa chi, lui sa semplicemente che è un add e un find, un find by. Quindi gli passo il nostro vero repository, quello che effettivamente va a leggere nella persistenza, e gli passo anche un altro elemento chiamato book cache, eh, che tra poco vediamo che cos'è. Nell'add in questo caso. Potremmo farlo, potremmo non farlo, però in questo caso non è interessante metterlo nella cache, potremmo anche farlo, però nella parte di find cosa faccio? Primo giro arrivo, questo elemento ce l'ho nella cache? No. Allora leggo dal repository che ho iniettato, quindi il repository padre, setto la cache con quell'informazione, ritorno l'elemento. Secondo giro, ce l'ho in cache, sì, perfetto, torno l'elemento, ho già un'ottimizzazione. E il nostro book cache, è, qua non ho fatto l'implementazione sull'interfaccia, ma di fatto abbiamo una cache, quindi abbiamo eh, tre, tre, tre metodi. has che dice c'è e non c'è, get che ti dà l'elemento, set che te lo verifica, quindi gli passa eh, le informazioni. E noi potremmo usare una cache generica, però eh, io preferisco creare degli oggetti che sono specializzati per quel tipo di oggetto che gli passo. Quindi il cache sa che gli stai passando un libro, quindi sa il formato dei dati, sa che l'ISBN è un formato specifico, eccetera, eccetera. Però la cache non è per forza la soluzione, non è la panacea di ogni male. La cache eh, dipende, dovete farvi delle domande, tipo con quale frequenza voi eh, cambiate quell'informazione. Se la cambiate di frequente, magari. La memorizzate in cache, la leggete, ma è già vecchia, non, non è più valida, vi serve eh, quindi continuare a rinfrescarla e allora non conviene a questo punto. Oppure, con quale frequenza voi leggete questa informazione? Se leggete una, una volta ogni due anni, se mettete tutte le informazioni di cache da qua, a due anni, tre anni, quattro anni, avete la cache che è enorme e diventa una cosa ingestibile. Quindi dovete sempre capire la frequenza sia dell'utilizzo che del cambiamento dell'informazione. Cosa abbiamo imparato? Eh, sicuramente che bisogna ottimizzare eh, gli accessi input e output perché sono costosi in termini computazionali e soprattutto bisogna nascondere queste ottimizzazioni sotto, sotto le astrazioni. Quindi la logica gliene frega niente, sai la cache, sai qualsiasi cosa. È un dettaglio implementativo. L'importante è che la logica sa che se faccio get... Tiro fuori quelle informazioni, se faccio add lo salvo, punto. Altro problema, l'inconsistenza. Però prima di continuare faccio un piccolo passo indietro. Vorrei parlare un attimo dei concetti tipo di primitive, di tipi e data modeling. Allora, <ride> primitivi spesso sono l'origine di ogni male. Momento quiz. Che cos'è? Un'età e che cos'è un numero di telefono? Un numero, giusto? Qualcuno, facciamo un'alzata di mano, chi è d'accordo che l'età è un numero? Ah, quanta gente e il numero di telefono? Aspetta, il numero di telefono è una stringa, giusto? Perché c'è il più, ci possono essere gli slash, ci possono essere gli spazi, giusto? Quindi chi pensa che il numero sia una stringa. Alzi la mano, eh, invece. Chi pensa che il numero di telefono sia un numero, ok. In realtà né uno né l'altro. Perché nel nostro dominio, ad esempio, l'età io vorrei che fosse, che so, maggiore di 18 o minore di 100? Perché ho un, eh, un contesto in cui devo controllare l'età. Sicuramente l'età non è negativa, non posso avere un'età meno 10. Sicuramente non posso avere un'età di 350, almeno spererei per lui. Ma 350, quindi è un sottinsieme degli interi l'età. Ok? Quindi io quando faccio mediazione devo verificare che l'età abbia un range specifico. Quindi non è esattamente un numero, è un qualcosa di più sottile. E Anche il numero di telefono è, può avere il fisso e la prima parte è il prefisso internazionale che quindi può avere numeri specifici eh, la lunghezza la lunghezza può essere di 8 o 9 caratteri. quindi è tutta una serie di, di regole che anche lì non è esattamente una stringa e il problema principale è che noi comunque queste regole dobbiamo validarle ogni volta come ho detto prima io non posso essere sicuro di chi mi manda i dati perché se mi passo una stringa nel mio metodo io non so quella stringa dove arriva quindi devo essere sicuro che abbia quelle regole che noi ci diamo nel nostro dominio. Altro, altro quiz. Qua c'è un bug. Alzi la mano chi riesce a vederlo? Uno, due, un po' di gente. Eh, chi, chi si vuole lanciare? Dove il problema? Uno uguale, ok. Uno uguale. Primo bug, secondo bug o comunque seconda problematica. Che cos'è le commerciale? Passando per Stiamo passando per referenza. Che cosa fa questo codice? Questo codice mi modifica la mia età. Quindi l'uguale è un typo, chiaramente. Ho sbagliato a scrivere. Quante volte vi è capitato? <ride> <ride> però passando per referenza, dall'esterno si trovano cambiato l'età e quindi tutto ciò che arriva dopo non funziona più perché abbiamo introdotto un bacco. E possiamo fare qualcosa per... Eh, per risolvere questa situazione? In realtà sì, in realtà sì, eh, e se noi def potessimo definire i nostri tipi? Eh. Parliamo un attimo di che cos'è un tipo, o meglio, parliamo di, che, di modellazione di un tipo. Che cos'è un libro? Un libro ha un autore, ha un titolo, ha un codice identificativo che si chiama ISBN e c'ha una data di pubblicazione. Poi potremmo avere un sacco di altre informazioni, ma a noi al momento ci interessa soltanto questo. Quindi l'ISBN è una stringa, come prima? No, cioè sì, ma no, può essere rappresentato da una stringa, ma c'ha re delle regole ben precise di validazione. Ad esempio ha formato a 13 digits, eh, ha un formato specifico, può avere meno in mezzo per separare. Eh, il titolo il titolo è una stringa, una semplice stringa, anche lì, no? Puoi avere ad esempio, non so, al, almeno due caratteri, tipo il titolo più corto che mi viene in mente, è It, <ride> quindi anche lì se metto 5, magari non va bene, quindi due, in realtà forse ci sono 3 o 4 libri che hanno un carattere. ma Vabbè. Eh, Gli autori, anche lì una stringa, sì, però devo avere almeno un autore. E infine anche la, la, la data di pubblicazione, immagino che debba essere almeno eh, dopo la data in cui è stata inventata la stampa, altrimenti non ha molto senso. Però beh, ovviamente non faremo questo tipo di controllo nel nostro codice, ma eventualmente, se vogliamo essere sicuri. Quindi, soluzione, VeloObjects. VeloObjects hanno delle proprietà molto interessanti, intanto sono autovalidanti, sono immutabili. Sono eh, comparabili, ti permette di scrivere dei valori e dei concetti nel tuo dominio, ti proteggono da voi stessi, che, <ride> che è molto importante. E soprattutto se voi avete un'istanza di questo oggetto, voi siete sicuri che il valore al suo interno è corretto. Perché? Perché per essere istanziato voi dovete prima validarlo. Adesso vediamo anche come. Vediamo un esempio di implementazione. Allora abbiamo. Un, eh, un costruttore dove gli passiamo il valore, ad esempio questo è un esempio più semplice, un value object con un solo valore, però potrebbe essere in questo caso ISBN, quindi gli passiamo il valore e nel costruttore noi verifichiamo che il suo, il suo valore sia quello che noi ci aspettiamo, in questo caso appunto come ho detto prima 13 caratteri e che il formato è valido, quindi ho i miei metodi che mi verificano. Quindi, ad esempio, dimensioni 13. Nel caso lancio un'eccezione oppure eh, per la parte del formato non l'ho messo perché altrimenti veniva gigantesco. E poi ci posso mettere anche dei, dei metodi per eh, debuggare o comunque per facilitarmi, tipo il toString, che è sempre comodo. E soprattutto, come abbiamo detto, può essere comparabile, può essere confrontabile. Quindi, io dico che. Per verificare se un oggetto di tipo ISBN è uguale a un altro oggetto di tipo ISBN, mi basta verificare che i valori interni siano equivalenti. Infine, ehm, possiamo mettere anche dei factory method per facilitarci l'istanziazione. In questo caso nello, ha poco senso perché comunque ISBN è semplice, però se vi immaginate di avere eh, un oggetto un pochino più complesso, eh, potremmo avere diversi sorgenti diversi formati eh, a cui potremmo eh, non so ad esempio per la data potremmo avere dammi la data da, eh, da una stringa da un daytime mutable da, da, da un carbon da n mila sorgenti quindi potrei fare eh, n factory method per ogni modalità di istanziazione possibile e poi il nostro libro ovviamente è formato da questi velogit che abbiamo noi creato, che abbiamo appena creato. Quindi abbiamo sbn il titolo, l'autore, publishing date. Come vedete, io qua nel costruttore il costruttore è vuoto, e perché non faccio voidazione qua dentro? Eh, esatto, non mi serve farla qua dentro perché ogni oggettino che io gli passo, sono sicuro che sia corretto. Perché già ci pensa lui. Quindi, se io ho questo oggettino su questa istanza, come ho detto prima sono sicuro che è corretto, al massimo. qua potrei fare una validazione legata, a, ehm, legata al fatto che diversi Velo Object eh, cioè, hanno delle regole uno tra uno con l'altro. Ad esempio, sto inventando eh, se ho tre autori, eh, allora pff, non so, DSBN è diverso, sto sparando proprio a caso, eh. però eh, e quindi fin tanto che la regola all'interno del singolo valore la valido dentro il value object quando è legato all'insieme dei valori, quindi alla totalità lo faccio dentro l'entità cosa cambia un'entità e un value object? L'entità intanto può essere mutabile, quindi non è immutabile e soprattutto è identificato in maniera univoca da un, un qualcosa, in questo caso il nostro ISBN. Eh, anche qua verifico. Quindi qua mi basta verificare che l'id sia identico. Eh, e per crearlo, anche qua mi sono fatto una piccola facilitazione, un piccolo factory method che io gli passo i primitivi e lui me lo, me lo trasforma nel mio libro. E anche questa altra piccola facilitazione, mi posso creare un to -array che dall'oggetto mi tira fuori un, un array e così posso serializzarlo o deserializzarlo in maniera facile. Cosa c'è dopo questo? Eh, questo è soltanto l'inizio, la punta dell'iceberg di una cosa chiamata Domain Driven Design, eh, dove appunto abbiamo altri concetti in più, che sono gli aggregati, gli eventi di dominio, eh, gli errori gerarchici, le factories, eh, use case, eccetera, 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 eccetera. eccetera. Ci cioè sono fior fiori di documentazione. Però non abbiamo il tempo, purtroppo, e quindi andiamo avanti. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che usare un, un sistema eh, di tipi molto forte ci aiuta a prevenire sia i bug che l'inconsistenza dei dati quindi tutto questo che abbiamo appena visto come lo mettiamo insieme ad esempio il nostro repository diventa così quindi non li passo più in array li passo già il mio oggetto libro la mia entità libro ehm, così eh, non devo più fare validazione non devo più fare validazione perché è già insita nell'oggetto in sé così come anche il Find by SBN non ripasso più una stringa, quindi devo rivalidare che la stringa è corretta. Ripasso il mio oggetto e quindi so già che siamo a posto con la validazione. Il nostro servizio diventa molto semplice così. Tutto qua, non devo fare validazione. E semplicemente cosa devo fare? Aggiungere un libro, l'aggiungo aggiungo il mio repository, come ho detto prima faccio add, come questo poi me lo gestisca è un problema suo, non è un problema del servizio, eh, eh, volendo potrei anche aggiungere il pezzettino di, di dire ok, lancio l'evento di sistema, libro aggiunto. Eh, il nostro controller poi posso fare una piccola ottimizzazione, posso crearmi una request. La for request è dove in questo caso, come vedete, la validazione è semplicemente dalla presenza o non presenza di quel campo perché poi la validazione del dato in sé viene fatta dentro object. Il controller quindi diventa così, molto molto semplice. La, come vedete, noi abbiamo quel book create che non è più il nostro modello eloquent ma il nostro, la nostra entità. Se vi ricordate, vediamo se riesco a andare indietro veloce. Eh, ecco qua. Quel, no, dove sta? Ecco, quel book create, è questo qua. Noi stiamo semplicemente richiamando questa, questo metodo. E tra l'altro con php8, dove sta? Ecco qua. Possiamo usare i tre punti, quindi io ho la form request che mi dice, dammi quei campi là. Cioè voglio quei campi lì. Con request validated mi torna solo quei campi lì. Punto 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 faccio l'espansione dell'array e quindi eh, fatto <ride> non devo fare cose complicate. Poi chiamo il mio servizio e torno a 201. Fatto, fine. Il codice è così anche molto più semplice, molto più snello e, e pulito. E, e poi vabbè, qu quanto mi manca di tempo? Mm, boh, vabbè. Eh, allora vado avanti io finché non mi stoppano. <ride> eh, lo stesso per quanto riguarda il, il controller, cioè la, la classe servizio di get, anche qua non faccio altro che, ehm, che richiamare il mio repository. Anche qua come ho detto potrebbe averla stato di cache, il servizio non, non interessa, io faccio get, dove lo tira fuori, poi chiaramente se torna eh, il libro vuol dire che c'è, altrimenti mi lancio l'eccezione di dominio, libro non trovato. Facile facile, la book cache diventa così, quindi anche qua gli passo la mia entità, gli passo il mio, il mio value object, e Il mio controller, getbook controller, diventa così. Quindi, chiaramente la stringa in input mi ci vuole, che è quella che gli passo nel, nel query string. Eh, e poi non faccio altro che vedere from string, quindi converto in velo object il mio, il mio primitivo, eh, mi chiamo il mio, il mio metodo, il mio servizio e ritorno 200 con il valore. Fine. Vedete il tuo array ma già fatto la parte di serializzazione, quindi non devo fare eh, mapping varie, già fatto. Quindi nel totale viene fuori una cosa di questo genere. Come vedete è tutto molto lineare. Abbiamo i nostri controller o anche command che richiamano i miei servizi, che richiamano il mio repository. Sotto il repository può essere cachato, non cachato, può essere un servizio esterno, non so, servizio remoto, potrebbe essere un file, potrebbe essere qualsiasi. Il servizio non interessa perché sa che se fa get ha l'informazione che se fa add salva, punto. Mettendo tutto insieme. Allora, cosa abbiamo imparato da... Quello, tutta questa chiacchiera. Sicuramente eh, non mettiamo i, la logica dentro i nostri entry points, piuttosto la logica la iniettiamo dall'esterno, quindi come abbiamo visto prima per i controller. Eh, cerchiamo di non mettere la stessa logica in due parti, cerchiamo di seguire la regola una logica, un unico posto, quindi un unico posto dove mettere la mia logica. Non lo duplichiamo quindi. Eh, evitiamo che la nostra logica di business conosca dettagli implementativi come concetti di, del framework, di librerie, infrastruttura. E la logica non deve sapere che usiamo Eloquent, la logica non deve sapere che sotto c'è un qualsiasi dettaglio, cioè, non interessa. Quindi metteteci sempre astrazioni, astraete tutto quello che potete, così che i dettagli implementativi sono nascosti dietro l'implementazione. Cercate di, cercate di non ripetere, <ride> minuti, sì. di non ripetere eh, operazioni eh, di lettura e scrittura, P eh, perché eh, sono esose a livello computazionale, per cui eh, usate la cache, però quando questo ha senso farlo. Non usate i primitivi, per quanto, per, meno, cercate di non usarli, cercate di creare il vostro dominio, il vostro, i vostri tipi, perché quello eh, sarebbe il nocciolo del vostro, del vostro sistema e se quello è corretto tutto il resto viene da sé. Eh, ma eh, ci sarebbe tanto da parlare. Purtroppo abbiamo solo 40 minuti, però eh, altri piccoli suggerimenti usate il eh, codice... Di, la, la, codice ah, i tool di, analisi, tool di analisi del codice statico <ride> ce l'ho fatta tipo Psampia, Kistan, Cosniffer, eccetera, eccetera, eccetera. Fate test unitari, funzionali, integrazione end-to-end, -end, eccetera, eccetera. Cercate di usare un'architettura a strati, come l'esagonale, come la clean, l'Onion. Usate Solid, eh, usate il PSR perché vi permette di avere uno stato di, eh, di astrazione molto interessante, soprattutto. Eh, sono sempre più librerie che le usano e quindi potete interscambiare dei pezzi molto più facilmente eh, provate a usare se avete un, un sistema molto grande spezzettatelo fate un, monorete, un monorepo con composer ad esempio ci sono anche altri sistemi come Vensus e comunque sarebbe tanto di cui parlare grazie Okay. Domande? Aspetta, aspetta. Fermo, fermo. arriviamo subito col microfono. È acceso? Sì. Eccoti qua. No. Ti vedo a cu Ok, uh, dicevo, um, nelle slide precedenti è stato usato um, non so se puoi scorrere sì. in precedenza quanto indietro? vai 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 c'era un, um, una proprietà tra parentesi qui, uh, non riuscivo a capire perché uh, su, riga, su riga 11 vai a fare this get book by isbn tra parentesi mm -hmm. perché è invocabile è invocabile, no, capito. È invocabile. È invocabile. Okay. nel senso che con la classe c'è il metodo invoke che lo fa diventare come se fosse un metodo okay. però in PHP al momento per poterlo richiamare devi mettere tra parentesi okay. altrimenti non si, si arrabbia ok, sì, è un piccolo dettaglio, grazie grazie mille ok, altre, altre domande? domande? se mi date un secondo verifico che ce ne sono altre anche, anche dalla. oh, certo No, una curiosità su che nominavi strumenti di analisi statica, cosa usate, quanto avete dovuto configurare per eh, renderlo eh, compatibile con l'Aravel e tutta la magia che poi c'è l'Aravel dentro. Perché a me uno strumento di analisi statica, se lo porto così com'è, comunque mi lancia una quantità di errori e eccezioni per... Eh, allora, per eh, il, per sì, effettivamente... Termine. Eh, però non si sentiva così però ho capito, ho capito ah, credo okay, capito. Okay. Eh, quindi cerco di, ripeto la domanda è come hai com fatto a far funzionare phpStan o quei tool lì con Laravel che a volte tira fuori diversi problemi allora effettivamente le, le classi, alcune classi standard di Laravel eh, non, non passano PHP phpStan però ehm, io ad esempio tendo a, a lasciare la parte di, 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 di framework dentro app e poi mi faccio una cartella SRC dove c'è tutto il mio codice di dominio, tutto il codice che, che, che sviluppo, e quindi già, già escludendo alcune alcune, come dire, eh, alcune classi di Lara perché so che si rompono, già così poi comunque eh, tu quelle classi le puoi modificare <ride> e quindi fai in modo che poi passino quei, quei, quei tool che passino quei check. Ciao, Ciao. Eh, sono molto d'accordo nell'usare i value object per, per i tipi, eh, però dall'implementazione che usavi eh, ti perdi secondo me la validazione col 422, cioè dare allo stesso tempo tutti gli errori all'utente. Eh, ok. Allora sì, io gli ho usato la, la parte di, ho usato un'eccezione. Effettivamente eh, ci sono degli approcci. Eh, che sto anche sperimentando con, con, con PHP 8 e uno, cioè con PHP 8 abbiamo anche la, la possibilità di avere union type. Quindi io adesso sto sperimentando la possibilità che invece che quando faccio create, invece che passare, cioè invece che lanciare eccezioni in caso di errori, ritorno un errore di validazione oppure il valore stesso. Eh, e questo mi permette di ciclare tutti, eh, tutti praticamente, e, mi, e ho l'elenco degli errori. Quindi, ci sono degli approcci. Se usi l'eccezione e basta, hai ragione, hai un unico errore alla volta, però ci sono gli approcci che ti permettono di, di replicare quel tipo di... Poi comunque questo è soltanto un'implementazione di esempio, non è l'unica. Eh, quello che ho cercato di passarvi era un po' il, il concetto che ci sta dietro, cioè quindi cercate di, di fare le cose con una certa logica, poi l'implementazione reale ovviamente può essere migliorata e può essere fatta meglio, però, però sì. Abbiamo un'altra domanda, non c'è più tempo forse, siamo strettissimi. Se vuoi, per chiunque mi vede in giro mi può fermare, sì, chiacchierò volentieri. Comunque stiamo assumendo, quindi <ride> se qualcuno è interessato in facile, stiamo cercando gente. Sempre. Sì, fuori c'è anche una job board, mi pare, se non sì. ricordo male, se volete segnarvi. Allora, intanto io ti ringrazio tantissimo, Cristian.